non c'è ascensore. Estritas. Mi sa che sono rimasta chiusa dentro l'ascensore. Safi è sparita. Ok, allora adesso non respirerò per un minuto, così non sprecherò così tanta aria. Ok, 3, 2, 1. Estritas, non ce l'ho fatta. Non hai sentito nulla? Ecco Safi che sta facendo colazione prima di entrare a scuola. Ciao a tutti Estritas, adesso sto facendo proprio una bella colazione. E Safi tutte le mattine mentre fa colazione guarda qualcosa in YouTube. YouTube, ora mi sto guardando tutti gli shorts. Va bene, Safi, sbrigati, ma che capelli hai? Adesso ti pettino io. Safi, facciamo però solo un piccolo salutino di benvenuto a tutti i nostri amici e le nostre amiche e le nostre estrellitas, che siete voi. Alzati un po' che mi sembri una nanetta. Ehi! Hola, estrellitas! Io sono Safi e lei è Moni. Insieme siamo Las Luna! Allora, continuiamo con la nostra giornata di scuola. Facciamo due bellissime trecce. E voilà! Allora, Estritas, io a scuola non posso nemmeno fare tardi, perché sono già successe tantissime cose brutte. Comunque devo far veloce, perché sennò mi faccio... Quanto tempo ci sta mettendo Sofì a prepararsi? Io non lo so, che poi fa tardi e non può fare tardi perché la preside ci ha convocato e ha detto che no, deve essere impeccabile, una studentessa modello, perché sennò saranno guai, potrebbe anche essere bocciata. Non sia mai, Estritas. Sofì, sei pronta? Ti ho preparato anche la merenda per scuola. Sofì! Arrivo! A proposito, io faccio la quinta elementare e ho 10 anni. E voi che classe fate? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Sofì, sei pronta? Arrivo! Dai, che facciamo tardi anche stamattina! Eccomi! Ma ancora le scarpe? Sì! Vabbè, dai, io inizio a scendere, prendo la macchina, ti aspetto giù. Sì, sì. Fai in fretta, sennò faccio... tardo. Ok, scarpa sinistra messa, adesso mi devo mettere la scarpa destra. Ok, mamma, vado, ciao. Aspetta, mamma, sbrigati. Eccomi, ti dimenticavo la testa. Mi il bacino. Oh. ciao, ce l'abbiamo fatta. Papi mi sta aspettando, quindi ascensore, fai veloce. Dai, cavolo, Sofia, ma sempre in ritardo, ma dove diavolo è? Ma quanto ci mette l'ascensore? Aspetterò un bel po'. Estritas, si apre, quanto ci mette questo ascensore? Ma riprovo a schiacciare, magari non ha sentito. Estritas, la luce si è spenta. Ok, Estritas.
Tas, ho avuto un attimo di paura quando si era spenta la luce. Meno male che si era accesa. Ma Strita, secondo voi è normale che questo ascensore ci mette così tanto? Perché le altre volte non ci aveva messo così tanto. Boh, magari l'hanno cambiato. Boh, io non so i lavori che fanno. Scrivetelo qua sotto se a voi sembra normale questo ascensore. Boh, aspetterò. Ma non è che papi si arrabbia se non arrivo subito? Ma ancora la luce! Ok. Poi ci chiudono fuori da scuola, non entra. Adesso chiamo mamma Moni perché non può. Moni? Sofia non è ancora giù in garage, mandala giù subito. Subito, non devi aspettare. Ma sì, certo. Me la mandi giù Sofia o no? Quanto ci vuole per mettersi un paio di scarpe? Ma è scesa, eh? Ma come è scesa? Sono qui in garage, non c'è. Ma veramente è scesa prima, è andata giù? Ma no, ma è impossibile, ma che uscita ha preso? Ma ti assicuro che è appena scesa, è andata giù? Qui non c'è, non c'è. Sofì, Sofì! Ma senti, Moni, qui non c'è. Cos'è, si è fermata sulle scale con qualche amichetta? Deve scendere subito, se no non ci fanno più entrare a scuola, lo sai com'è. Scendo io a vedere dov'è. Arrivo! Dai, forza, fai quello che vuoi, ma devi trovarla. Non possiamo aspettare di più, io sono già qua in macchina pronto ad uscire. Sritas, mi sa che sono rimasta chiusa dentro l'ascensore. No, io non voglio rimanere dentro chiusa nell'ascensore, perché ormai l'ascensore non si apre più. È di già da un bel po' che sono qua dentro e non si è ancora aperto. No, io non voglio rimanere rinchiusa qua per sempre. Non voglio vivere la vita qua dentro. Neppure piccolo, non è grandissimo, anche piccolo, non voglio viverci. Estrellitas, guardate com'è piccolo, è piccolissimo. Ma poi il papi, la mamma Moni si accorgeranno che io non arrivo più, vero? Perché è da tantissimo tempo che sono qua dentro e mi verranno a cercare, vero? Speriamo, Estrellitas, incrociamo le dita. E voi? Che almeno glielo potete dire, scrivetelo qua sotto nei commenti a mamma Moni o a papi Andy o a tutte e due, così mi potranno salvare. Stellitas, io non posso neanche stare così tanto tempo qua dentro, perché dopo mi viene una... È una cosa molto strana, Estrellitas, che Sofì non sia ancora giù in box dal papi. Ma poi, guardate qui. Sofì si è dimenticata anche la cartella, gliela porto subito. Sofì! Adesso la trovo io. Sofì! Deve essere qui, da qualche parte, che sta perdendo tempo invece di andare a scuola. Sofì! Sofì, ci sei? Andiamo in box dal papi. Guarda che Sofì non la trovo, qui c'era la sua cartella. Ma dov'era la cartella? L'aveva lasciata su. Anche! Siamo a posto! Ma la volete capire che facciamo tardi o no? Scusami papi Andy, ma io lo so benissimo, ma se tua figlia Sofì qui fa gli scherzi e si nasconde e non si fa trovare mentre che dobbiamo andare a scuola, non è mica colpa mia, adesso la dobbiamo anche cercare. Adesso andiamo a cercarla, ma quando la troviamo si becca un bel castigo tua figlia. Allora, io vado su per le scale, tu prendi l'ingresso principale e da qualche parte spunterà. Ok, Sofì! Sofì!
Forse Stritas, sto consumando troppa aria. Ok, allora adesso non respirerò per un minuto, così non sprecherò così tanta aria. Ok, 3, 2, 1. Stritas, non ce l'ho fatta. Sto ancora respirando più aria ora. È stata una cattiva idea, Stritas. Sofì! Non è che sei messa dietro la porta, no, qua niente. Sofì! Forse è uscita qui all'aperto. Sofì! Sofì, facciamo tardi! Dai, non sono scherzi da farsi, esci fuori! Sofì! Qui non c'è, io torno da papi. Sofì! Stritas, non mi resta che aspettare. Non posso fare nient'altro. Non viene nessuno. Devo provare ad uscire. Dai, non si apre, Stritas! Ehi, c'è qualcuno? Ehi, apritemi! Mi prego, mi prego! Apritemi! Non mi risponde nessuno! Oh no, Stritas, la luce si è spenta ancora un'altra volta! Oh, si è riaccesa! Sofì! Sofì! Stritas, rimarrò qua per sempre. Stritas, come non mi è venuta in mente una cosa che mi potrebbe salvare? Di solito negli ascensori c'è sempre un bottone da schiacciare per chiedere aiuto. Potrei schiacciarlo. Ok, ci provo. Dov'è il bottone? Questo no. 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 Questo è Stritas. La campanella bisogna schiacciare. Ok, adesso la schiaccio. Ok, ho schiacciato. E quindi dovrebbero venire i soccorsi in teoria. Evviva Stritas! Ho ancora una speranza! Potrebbero venire i soccorsi! Evviva Stritas, ballate con me! Sì, evviva! Sofì! 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 Io non l'ho trovata! Meno male che sei qui! Guarda, non c'è da nessuna parte! Sono andata anche su fuori in giardino e non c'è! C'è anche la luce che se ne va. Meno male. Vieni, vieni, ci manca la luce. A me sembra molto strano che Sofì ci stia facendo uno scherzo a quest'ora che siamo già in ritardo. Ma secondo te cos'è successo? Non è che è successo qualcosa? Forse... Non ho idea. Forse è successo qualcosa di grave. A Sofia, che è sparita così, no, Ma non è che... Sofì... È sparita! No, papi, cosa facciamo? Dobbiamo cercarla. Adesso ci dividiamo veramente, perché sennò inizio... Cioè, dobbiamo chiamare anche la polizia se non la troviamo, Eh sì. Allora... Da dove iniziamo? Senti, andiamo insieme perché ho paura. Andiamo di qua non siamo andati. Sofì! 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 Rispondi! Stritas, non sono arrivati né i soccorsi, mamma Moni, né papi Andy, né nessuno che mi abbia chiamata o aiutata. Il tempo sembra infinito. Sono destinata a rimanere qua per sempre. Per sempre.
Ma mi è sembrato per un momento di avere... Ma non è che viene da qua? No, l'ascensore è occupato. Sophie! Prova a sentire! Striglietas! Non se ne accorge nessuno. Io sono qua dentro. L'ascensore e non ti apri. E spero qui per sempre. Scrivetelo qua sotto a mamma Monia, a papi Andy o a chiunque, che io sono intrappolata qua dentro. Non si sente quasi niente. Ma è lei? Forse Sophie non sarà mica rimasta chiusa qui. Estrellitas, se avete visto qualcosa, per favore aiutateci, dateci la vostra forza e scrivete qui sotto che cosa è successo. Ma soprattutto ci devono aiutare Papi Andy. Sì. Allora voi dovete, per favore, per aiutarci, iscrivetevi, cliccate la campanella. E speriamo di trovare Sophie. Voi dite che è qui dentro, che ne dite? Sophie! 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 Ma sta piangendo! E lei? Sì, sta piangendo, senti! Mamma! Papi! È rimasta bloccata in ascensore? Mi sa di sì! Allora, cerchiamo di comunicare con lei. Parliamo con lei. Sophie! Sophie, sei qui? Senti che piange qualcuno. Lei! Sophie, e sei lei. Tu! Sophie! Sì, sono io! È lei! L'abbiamo trovata! Lei. Sophie, ma sei chiusa dentro! Sei bloccata? Sono bloccata! Tiratemi fuori! Oh, tiratemi fuori! Sophie, stai tranquilla, non piangere! Ti tiriamo fuori noi! Prova a suonare il campanello, Sophie! C'è un pulsante con disegnato una campanella, quello è l'allarme, lo devi schiacciare! L'hai già schiacciata la campanella! Dici che l'hai già schiacciata? E allora non funziona l'allarme! Come non funziona l'allarme? No, non è suonato! Come non funziona? No! Fammi provare, spostati un po' più in là. Sì. Buonissimo. Cosa fai, papi? Stai cercando di aprire? Sì, ma è durissimo, non ce la faccio. Niente da fare. Sofì, stai tranquilla, ci penso io. Proviamo con le vecchie maniere. Spingi, di più, di più. È durissimo. Spingi ancora, spingi. Dai che si apre. Spingi! Si apre! Si apre tutto! Tutto bene, sì. Scusate, sono un po' frastornata. Sophie, mi sa che oggi non andrei a scuola perché ormai è tardi. Ci dispiace. Cosa stai facendo? Cosa fai? Ballo! Ok, allora... Va a scuola! Allora sta bene. Sì, infatti. Sophie, vieni qui. Non si va a scuola! Speriamo che vada bene anche alle maestre, la preside, vabbè, poi ci pensiamo, chiamerò io la scuola per avvisare che oggi non vai, perché comunque è successo qualcosa, non ci voglio pensare, meno male che ti abbiamo tirato fuori, grazie sì. Papi, grazie papi.
Va bene, allora io direi che adesso ce ne andiamo su e siamo belli tranquilli perché siamo tutti un po' spaventati e quindi vi mandiamo tantissimi besitos! I non bloccati! Non vi bloccate in ascensore, mi raccomando! Ciao! Ciao! E ci vediamo al prossimo video, speriamo qualcosa di più tranquillo! Ciao! Ciao.